Salve, sono Vito e io da questa esperienza mi aspetto che vi arricchirmi culturalmente per quanto riguarda il campo dell'estetica, del benessere e di conseguenza catturare tutto ciò che gli altri concorrenti, condividono la mia stessa esperienza e mi arricchiscono di qualche altra cosa che a me manca sicuramente. E poi ovviamente lo scopo è quello finale, insomma, di passare le selezioni più avanti, insomma, per procedere in questo ambito e avere maggiori esperienze e chissà che si sblocchi qualcosa di più importante di quello che attualmente è in giro. Diciamo che ho fatto consciamente o inconsciamente un lavoro di preparazione sulla mia modella, perché il fatto che sentiva freddo io gli ho accomodato una sciarpa, una sciarpa, chiamiamo un foulard, ed è stato importante perché l'ho anche accompagnato con la mano davanti al pubblico, ai giudici, diciamo che ha rotto quella lastra di ghiaccio che tendenzialmente uno ci si aspetta, e invece è stata una forza vincente. Poi ovviamente l'ho dovuta spogliare, a sistemarla per il giudizio, il confronto, e diciamo che mi ha aiutato molto. Non è stato facilissimo trovarla perché ho avuto 3 ribordi durante il percorso, mi scendevano tutti a Marsiglia, di conseguenza ho avuto l'ultima fortuna negli ultimi giorni, ecco. E la settimana di formazione com'è andata invece? E sinceramente mi attendevo qualcosa di diverso e di conseguenza mi ha un po' lasciato così, però ho colto quello che era importante cogliere, i punti a mio favore, ho rimarcato quello che conoscevo e dando maggiore importanza e fissarli meglio nelle mie conoscenze. Cosa ti porti a casa da questa esperienza? Ci sono tante cose. Lavorare con tutta una realtà particolare, mettendo a disposizione tante piccole varianti, non è che si trova sempre. È vero, sì, quando uno sta in negozio non sai mai chi entra e di conseguenza tu non sai come affrontare con loro quello che succede nella giornata. Diciamo di per sé la crociera mi interessava poco, anche perché la stessa l'ho già fatta con la stessa nave, di conseguenza si riduce a quello. Però l'esperienza, il conoscere tanta gente in una situazione così particolare, nonostante io sia abbastanza avvezzo, perché comunque ho fatto il modello, di conseguenza sotto i riflettori, davanti alla telecamera, ho provato, conosco insomma, affrontarla. Ecco. E adesso come ti senti che hai finito il casting? Ovviamente la situazione di rilassamento mi sta piombando tutto adesso. E dal punto di vista professionale sicuramente più carico per poter affrontare nuove situazioni con delle conoscenze più salde in quello che dovrò andare a fare più avanti.